Ciao a tutti, oggi prepareremo i Ritz cracker salati. Il tempo di preparazione della ricetta è di 35 minuti circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 0, semola, acqua, olio di semi di girasole, lievito per impasti salati, zucchero, sale, olio extravergine di oliva, acqua, sale rosa dell'Himalaya, paprika piccante, rosmarino e origano. Diamo il via alla ricetta. Andiamo a mettere all'interno del boccale la farina, un semola, un l'acqua, l'olio di semi. Il lievito per impasti salati, il sale e lo zucchero. E andiamo a impastare il tutto per 3 minuti a velocità spiga. Il nostro impasto è pronto, l'impasto avrà questa consistenza, lo andiamo a tirare fuori dal boccale, lo andiamo a compattare con le mani, lo andiamo ad avvolgere in una pellicola trasparente e lo lasciamo riposare per circa 20 minuti. Andiamo a riprendere l'impasto e lo andiamo a stendere cercando di creare una sfoglia dello spessore di 3 mm, 3-4 mm. Dopo aver steso l'impasto andiamo a formare i nostri Ritz. Prendiamo uno stampino circolare e andiamo effettuare il taglio. Adesso andiamo a trasferire i nostri Ritz in una teglia rivestita da carta da forno. Dopo aver posizionato i nostri Ritz sulla teglia rivestita da carta da forno, con l'aiuto di uno stuzzicadenti andiamo a fare dei forellini. Bene, adesso andiamo a spennellarli con l'acqua e l'olio messi insieme. Ci vediamo con un pennellino in silicone. E andiamo a spennellarli. Dopo aver spennellato i nostri Ritz con l'acqua e l'olio, andiamo a cospargerli col sale. Noi utilizzeremo il sale rosa dell'Himalaya. Dopo aver cosparso col sale i nostri Ritz, andremo a creare delle varianti. Iniziamo con la paprika. Andiamo a mettere un po' di paprika sopra ogni Ritz. Passiamo adesso all'origano. E al rosmarino. Dopo
Adesso andremo a infornare a forno statico preriscaldato a 180 gradi per 15 minuti. I nostri Ritz sono pronti, andiamo a impiattare. Ritz cracker salati. Grazie e alla prossima ricetta!